fulminante avvio di ripresa della squadra di Pioli che dopo appena 20 secondi passa in vantaggio. Di vicino saltano Cerino e Valcross, Contini e Moretti si dimenticano di Bogdan che batte Cicero. 1-0 per il Granata. Sul derby ancora la firma dell'albanese, match winner all'andata allo stadio Arechi. Rivediamo il gol che ha sbloccato la gara, lo spunto di Di Vicino sulla sinistra e l'assist per Bogdani che tutto solo davanti a Cecere segna e ringrazia. L'Avellino accusa il colpo e per la Salernitana fioccano le occasioni per raddoppiare. Cecere ci mette una pezza. Rivediamo il tiro mancino di Di Vicino e la grande parata di Cecere. Fanno festa gli oltre 3.000 tifosi della Salernitana che già assaporano il gusto dolce della vittoria. 60esimo, volé di Moscerino, palla là. Rivediamo il destro d'incontro del centrocampista napoletano che tocca terra ed esce sul fondo. La grinta di Antonio Moscerino che prova a scuotere i suoi. 61esimo, Capparella in area per Kutuzov, la girata con i piedi, De Lucia si salva. Rivediamo il tiro dell'attaccante bielorusso e la risposta del portiere Granata. 65esimo, girata di Bombardini per Di Vicino, tutto solo Bogdani in area, questa volta però Di Vicino è egoista e calcia alto. Leva il gol personale il fantasista che ha ignorato l'albanese. Zeman costretto a richiamare in panca l'infortunato Moretti, al suo posto entra Di Cesare. Risponde Pioli con Lai al posto di Longo. L'Avellino non punge, la Salernitana ha altre opportunità per incrementare il vantaggio. 72esimo, Bombardini in lotta con Di Cesare, va al tiro alto. Zeman è costretto a rivedere le cose, cambia metà campo in attacco, finisce la partita di Fusco, entra Stroppa, se ne va anche Sorrentino, sostituito da Manca. Conclude il valzer delle sostituzioni l'allenatore ospite, dentro Novete per Di Vicino acclamato dalla folla. Finisce anche il derby di Bogdani, rilevato da Corneliusson. Negli ultimi 10 minuti la Salernitana cala di intensità, l'Avellino esce dal guscio, Puleo trova le dita di De Lucia a negargli il pareggio. Il capitano si è fatto tutto il campo per andare alla conclusione, ma un super De Lucia ha chiuso lo specchio. Sull'angolo, forse sorpreso da tanta grazia, Di Cesare regala il pallone ai tifosi ospiti. C'è scoramento sulla panchina irpina, trascorrono i minuti, 88esimo. De Lucia mette il pallone fuori dall'area, lo rincorre Capparella. Il cross dell'attaccante romano, ancora la respinta del portiere, tocca Molinaro, Kutuzov, gol! A meno di 2 minuti dalla fine il pareggio di Vitali Kutuzov, 8° gol in maglia verde per lui. Esplode il Partenio, Zeman contiene ancora una volta tutto il suo entusiasmo. Ma c'è soddisfazione sul volto del Boemo per il pari raggiunto da una zampata del bielorusso. Andiamo a rivedere insieme il cross di Capparella. La respinta di De Lucia sui piedi di Molinaro, arriva a Kutuzov e spinge il pallone in rete. L'Avellino ci crede, ultimo giro di lancette, il lancio in avanti di Moscerino, colpisce male di testa perna, accenna l'uscita, poi si ferma il portiere, il pallonetto di Kutuzov ed è gol! 2-1 per l'Avellino, ribaltato il risultato nel giro di un minuto. Ancora lui, Vitali Kutuzov, abbracci per Zdenek Zeman e ovviamente per l'autore della doppietta decisiva. Grande entusiasmo al Partenio per questo incredibile sorpasso dei lupi. I tifosi che avevano abbandonato lo stadio prima del pareggio di Kutuzov sono rientrati in tutta fretta in tempo per rivedere il pallonetto del bielorusso che consegna all'Avellino 3 punti pesanti. 5 minuti indica il uomo, ma non ci sarà molto da soffrire per i tifosi dell'Avellino perché poi arriva il fischio finale di Bergonzi e il derby si colora di biancoverde. 2-1 il risultato finale. Le reti di Bogdani dopo 20 secondi nel secondo tempo e poi al 43esimo il pareggio di Kutuzov e al 44esimo il gol partita, ancora del bielorusso.